Ciao ragazzi, oggi è una giornata molto fredda e voglio andare a preparare una polenta. La farò come la faceva mia madre, versata poi sulla spianatoia. Vediamo come. Ho preparato la tavola perché voglio fare la polenta come la faceva mia madre e mia nonna. Una volta cotta si rovescia sulla tavola, si allarga bene, si riempie di sugo, sugo che ho già preparato con costarelle di maiale e salsicce. Al centro, sempre quando la facevamo insieme a mia madre con tutti i figli, la tavola naturalmente era più grande di questa. Al centro si mettevano poi le salsicce, le costarelle, le carni che si usava e si mangiava tutto intorno e si faceva una specie di gara e chi arrivava prima al centro mangiava per primo la carne. Vabbè, questa è una cosa, un po' di colore ci sta bene. Allora, mettiamoci al lavoro. Allora, l'acqua non deve bollire, l'ho appena scaldata perché altrimenti si formeranno dei grumi. Verso la farina, la polenta, la farina di mais, piano piano, così. Nel frattempo l'acqua comincia a scaldarsi bene. Continuate così fino a che non versate tutta la farina. Vedrete che poi si ristringe e la portate ad ebollizione. Allora, questo pentolino di acqua calda, se serve, se vedete che con la dose diventa troppo stretta subito, siccome dovrà bollire almeno 40-45 minuti. Quindi se è troppo ristretta potete versare tranquillamente un pochino d'acqua per allungare un po' più la cottura. Se invece è troppo lenta versate un altro po' di farina, ecco perché vi dicevo che le dosi sono molto relative. Ok, continuate così fino a che non passa almeno 40 minuti, ma 45 è ancora meglio. Cicirinella, ore, Cicirinella, vero là, Cicirinella, ore, Cicirinella.
teneva. Che teneva, che teneva. Cicirinella teneva, teneva. Che teneva, che teneva. Cicirinella teneva una volta, metteva da sopra e sciava da sotto. Nar teneva stupace cannella, era la volta di Cicirinella. Nar teneva stupace cannella, era la volta di Cicirinella.